che consenta alle comunità. Togliete quei cartelli, togliete quei cartelli, intervengano i commessi. Intervengano i commessi per togliere i cartelli. Allora, togliete tutti quei cartelli, per favore. Signor Ministro, continui, prego. Continui, signor Ministro. Colleghi. Allora, i colleghi della Lega hanno avuto le inquadrature, le fotografie, quindi più che continuare riprendo. Un attimo, scusatemi. Vorrei ribadire ai colleghi della Lega che sono state salvate 19.000 vite umane e che noi non baratteremo mai un punto percentuale alle elezioni con 19.000 morti. Noi non baratteremo mai 19.000 morti con un punto percentuale alle elezioni. Questo lo fate voi. L'Italia è una grande democrazia che ha l'obbligo di garantire sicurezza, che ha l'obbligo di garantire, colleghi, l'accoglienza, che ha l'obbligo di rispettare i trattati internazionali, e noi non faremo morire le persone in mare per 500.000 voti in più della Lega. Questo lo dovete ricordare, perché noi siamo un grande paese, ci faremo carico della sicurezza dei nostri cittadini e ci faremo carico di un'accoglienza dignitosa. Entrambe le cose. Se voi volete la sicurezza e volete i morti, sappiate che noi vogliamo la sicurezza e vogliamo i vivi. Questa è la differenza tra una grande democrazia occidentale e la Repubblica delle Banane. Colleghi, avete manifestato il vostro dissenso. Ministro, si rivolga all'aula, per favore, non si rivolga a un gruppo specifico. Colleghi, sono parte, onorevole, sono parte, Buonanno, sono parte dell'aula, quindi mi rivolgo anche a loro. Si rivolga all'aula, Ministro. Anche a loro, e siccome teniamo alle vite umane, ci mettiamo un po' di passione quando parliamo, colleghi, dei vivi e non parliamo dei morti. Anche perché mi è capitato, onorevoli colleghi, una cosa che non auguro mi capiti più e auguro non capiti a nessuno. Io sono stato in un freddo anno. Onorevole Buonanno, la richiamo all'ordine. La richiamo all'ordine per la seconda volta. Sì, ma anche. Sì. Onorevole, Presidente, mi scusi. Onorevole Prataviera. Non. La richiamo all'ordine. Mi è capitato un qualcosa che mai avrei pensato potesse verificarsi nella vita. Mi è capitato di entrare in un freddo hangar di un aeroporto vedendo 90 corpi dentro 90 sacchi e vedendo una bambina appesa al corpo della madre in un sacco in cui ce n'erano due. Mi sono ripromesso di far di tutto per vedere quei sacchi pieni di morti e al tempo stesso di garantire la sicurezza nelle nostre città. Onorevole Prataviera! Bragantini! Onorevole Prataviera, la richiamo all'ordine per la seconda volta. La espello dall'aula, onorevole Prataviera. No. La espello dall'aula. Fuori. La invito ad uscire, onorevole Prataviera. Esca dall'aula. La invito a uscire. I questori intervengano, per favore. Onorevole Prataviera, esca dall'aula. Onorevole Allasia, la richiamo all'ordine. Onorevole Prataviera, esca dall'aula. Io sospendo la seduta se l'onorevole Prataviera non esce dall'aula. Esca dall'aula. La seduta è sospesa.